Tre, chiamo io. Scusi, ma cosa le hanno fatto di male Rutelli e Palombelli? Questa è nuovi disegni di legge, il legittimo impedimento è legge. Sì, per te ogni scusa è buona, dice la moglie Barbara. Cos'è tutto questo rovistare tra le lenzuola altrui? E se noi venissimo a rovistare, caro Paolo, tra le sue? Ah, trovereste tracce di perdite senili, non ve lo consiglio, insomma, sai, c'ho una certa età, per cui meglio che ci rovisto io da solo. Nelle mie lenzuola ho mia moglie che mi conosce, Paolo, da 22 grazie. Anni. Su, io contro Rutelli non ho niente, questo è il problema. E non ho neanche niente pro. Cioè, secondo me Rutelli è l'emblema della totale inconsistenza, no? E ovviamente nel disegno poi questa inconsistenza si simbolizza... Ne vediamo l'altra su, in sequenza, ne abbiamo credo due o tre su Rutelli. Inconsistenza operandi. Cresce il partito dell'astensione. Wow, finalmente sono un leader, il partito dell'astensione, francese, non il partito dell'astinenza. Questo. Poi, tutte cose già edite, ma sono in questo libro. Sì, sì. Scaiola docet, allora ti è piaciuto? Piaciuto cosa? Non hai combinato niente, speravo di averlo fatto a mia insaputa. Beh, quello può succedere. Può succedere, certo. Oh, mentre Vauro ci intrattiene commentando... ecco, un'ultima, se n'è andato. Rutelli ha lasciato un vuoto nel PD, lo stesso di quando c'era. Questo era quello che stava dicendo. Era esattamente quello. Oh, però è coerente, eh? Cioè, nel senso che vuoto è, il vuoto è rimasto. Grazie, cioè, Mauro. Che... in calce al vostro schermo, voi vedete un countdown, perché come vi ho detto alle 22.30 ci sarà l'ufficializzazione di tutti i file che nel frattempo sono già anticipati con ulteriori rivelazioni sullo stato dell'arte delle relazioni diplomatiche internazionali di Wikileaks. Ma intanto noi interrompiamo un attimo questa sequenza, perché visto che a Mauro sono piaciute... diciamo così, le immagini di Ignazio La Russa che lascia... No, Ignazio La Mossa, abbiamo detto. Quello lo chiama lei così, per me è il ministro della difesa Ignazio La Russa, per lei Ignazio La Mossa. Vediamo gli abbandoni, alcuni degli abbandoni più celebri, perché uno riguarda anno zero causa Vauro. Vediamo quale, grazie. Cioè, con tutto Michele, rispetto, mi sa che sia, si sta smontando il microfono. Provo che sia un po'... Vabbè, pazienza, la prenderò come un vanto personale. Facciamo una bella cosa. Cerco di tenere Fede qua un attimo. Scusi Emilio, Fede, in realtà non c'è una grandissima somiglianza. Noi non abbiamo mai fatto insulti verso nessuno. Mi sono rotto di sentire insulti. No, infatti. È una vergogna. Ma mi sta sentendo pure lei. Continuando ad andare avanti. Vabbè. Però l'ispezione... Si potrà parlare liberamente. No, c'è uno stato di polizia. Paolo, faccia parlare. C'è uno stato. Ha parlato ininterrottamente. Ha parlato ininterrottamente. Se vuole andare, va. Non mi faccia come l'abbonino. Vai Di Pietro, vai. No, onorevole, Di regime, ma hai parlato dall'inizio, no, se no, ma poi dobbiamo finire la trasmissione. Ma non fare il buffone, onorevole dai, Di dai, Pietro. Guarda. Ma io lo faccio con tutti per non averlo in mano. Va bene, se lei pensa sia un gesto di mancanza di rispetto, mi dispiace. Il perdono, non posso no. Lo perdoni. Gaspari abbandona una tele italiana. Stai acquisendo dei meriti nei confronti di qualcuno. Ma chi? Ma quale merito? Allora, ti permetti? Allora, parla delle tue idee. Non sei qui per fare la critica della trasmissione. Guarda, io faccio la giornalista. Dile tue idee e no, e basta. Se le vuoi dire, se ce le hai. Ma questo è professionalmente sbagliato. La Russa, no, non va, un attimo, la Russa, un attimo che è arrivato adesso, devo dare, seguiamo l'ordine, poi la faccio replicare, la Russa. Stai buono. O mi tieni aperto il microfono, come gli altri, o me ne vado. Allora, la Russa, allora, noi del centro-sinistra, è arrivato a mezzanotte, non rispetta l'ordine che abbiamo seguito fino adesso, mi si alza e se ne... Guarda, io oggi non parlo, vedi così, ho finito qui la trasmissione. Perché, ma mi scusi, cioè, va bene, ok. Ma perché sono molestato? Ah, no. Ma no, non posso parlare. Allora, Orfini. Esatto. La soluzione dei problemi, e quindi ha prodotto 15 anni. Dobbiamo... Prego, prego. E lei non ha il diritto di venire qui a dire, a insegnare a persone che hanno speso molto di sé per la politica, che non sono in grado di fare politica se non conosco lei. No, non ho detto, me l'ha spiegato prima, no, non ho ascoltato. Allora, scintille in studio. No, sto parlando seriamente.
Vi saluto. Non posso che raccogliere. Vi saluto. Che raccogliere l'accorato appello di madre Mastella di Calcutta. Perché mi ha illuminato. Even your press secretary was asked at the briefing today. No comment? Okay, Sarkozy is leaving. You ask about my Blasi, this is what you get. Goodbye and good luck. Next time, ask me about my ex-wife. A tutta l'era. Allora, volevo dire, perché l'Italia... Va bene, arrivederla, signore. Se lei mi fa parlare, la saluto. Complimenti, lei ha illustrato bene che si comporta una persona che ha pregiudizi e che sta a sinistra. Ne posso dire una cosa? Presidente. Deve avere un po' di vergogna. Come si è comportata? Lei non sa trattare con i giornalisti, Presidente. Ciao Viroso, me ne vado. Dove vai? No, però scusi, c'è... Dove va, Lauro? Si c'è, sieda. C'è un elemento, al di là della comicità, della ripetitività, c'è un elemento inquietante, no? Sì. Inquietante perché è sintomo di quello che questi signori bipartisan trasversalmente pensano, che la televisione, i luoghi dell'informazione siano casa loro. No? Per cui a casa sua uno ci va, viene, esce, si mette in mutande, in ciabatte, no, ora vuole comprare sigarette. Invece l'informazione non dovrebbe essere casa loro. Questi signori dovrebbero essere sottoposti, e sottolineo la parola sottoposti, alle domande del giornalista. Questo nel caso ci fosse un'informazione libera e giornalisti degni di questo nome. La ringrazio a nome della categoria. 4! Ecco. Vauro, diciamoci la verità, senza Berlusconi, noi giornalisti, conduttori, comici, vignettisti, guitti, che dir si voglia, che faremmo con Gentiloni, Fioroni e gli altri oni? Staremmo Benone. Ho fatto la rima oni. Scusi, la riconosce la vignetta? Staremmo sì. Benoni, che cosa sì. C'è scritto nella vignetta? Dica un po'. La mandiamo a basta tutto politica, sono stufo di parlare di Berlusconi. Ecco, l'hanno cambiata. Ottimo. No, volevamo vedere. Guardi, la trova qua. Basta no. Politica, sono stufo sì, di parlare presbite. Di Berlusconi. Okay, ok, allora parliamo di calcio, di televisione o di figa? Ti ho appena detto che sono stufo di parlare di Berlusconi. Ecco. Cioè, ma è letterale, non è neanche più satira, insomma. È... Questa invece è diciottenni al primo voto. Parlando di figa, appunto. Ah! No, cosa riferendosi dice? Alla... Cosa dice la vignetta? Mami, con quante P si scrive papi, la scusi sa, li ha compiuti da poco. Era certo. All'indomani del compleanno la ringrazio. Di Noemi Letizia. Rubi, sì, certo. Ah, no, Rubi, Letizia. Sei rimasto. Io ho un po' di memoria. Anche lui si confonde ogni tanto. Anche credo, io, si no. Figure, cosa vuoi. Sì, ma non credo che tu sia un utilizzatore finale. 5, grazie, Vauro. 5. Il Corriere non pubblica una vignetta sua. Censura. Perché si rifiutano la sua vignetta? Ciò costituisce un attentato alla libertà di stampa. Era questa la vignetta censurata? Sì, sì, era questa. Berlusconi non ha scheletri nell'armadio, non c'è abbastanza spazio perché è pieno di signorine. Sì. No, a parte... Vabbè, io non ho urlato all'attentato alla libertà di stampa perché non è proprio nel mio stile per quanto mi riguarda. Mi incazzai un po' con il Corriere perché la vignetta fa anche ridere, ma insomma nel repertorio mio è fra le più leggere. Sì, tra l'altro, è possibile... Sai che cosa successe? Però divertente sta cosa. Una spia al giornale, il giornale per fare bella figura, quella vignetta la pubblicò in prima pagina con un piccolo articolo dove diceva... il giornale di Feltri? No, era ancora di... Credo fosse Mario Giordano. Sì. E dicendo, non difenderemo mai Vauro, cioè, ma insomma il Corriere si spaventa per una vignetta così. Siamo convinti, ironicamente, dicevano, che il nostro editore di riferimento, Berlusconi, ci abbia sorriso. Avevano una convinzione sbagliata perché il giorno stesso Berlusconi le ha telefonato e le ha fatto una terribile cazziata, insomma. Ecco. Le risulta per Tabulas? Mi risulta per Wikileaks. Wikileaks, ecco, lo sapevo io. Vabbè, non mi faccia correre troppi... pure con Mario Giordano.